Circa 90 apicoltori, in gran parte professionisti, provenienti dalla provincia di Perugia e anche oltre, si sono ritrovati presso la sede centrale della Molini Popolare di Media Umbertide per prendere parte a un corso di aggiornamento volto a sviluppare la loro attività produttiva. A illustrare loro le nuove normative in materia, gli aspetti tecnici, tutte le misure e gli adempimenti necessari per svolgere al meglio la loro professione di apicoltore, è stato Piero Macellari, veterinario responsabile del servizio igiene degli alimenti di origine animale della USL Umbria 1, coadiuvato dal veterinario Alfio Tosti. Sicuramente è un incontro particolarmente importante perché unisce i professionisti che naturalmente fanno di questa la loro professione dell'allevamento delle api, la commercializzazione del miele, ma insieme anche a tutta una serie di piccoli apicoltori che hanno un'importanza notevole per quanto riguarda la biodiversità in natura. E l'incontro di oggi ha permesso di mettere a confronto queste due realtà e soprattutto di portare aggiornamenti per quanto riguarda dal punto di vista normativo e chiarire quei dubbi che possono esserci nella conduzione di questo tipo di allevamento. Il miele, come sappiamo, è un sinonimo di genuinità, è importante che diciamo, il chiarimento delle regole che appunto, scusate il gioco di parole, regolano questo settore siano chiare e applicate correttamente per far sì che il miele mantenga ancora questa caratteristica di genuinità di prodotto. Il problema umbro è un po' il problema che c'è in tutta Italia, nel senso che abbiamo due tipi di problematiche: da un lato l'inquinamento ambientale e l'utilizzo a volte eccessivo di alcuni pesticidi che sono particolarmente nocivi per l'apicoltura, dall'altro il fatto che comunque i cicli delle stagionalità sono cambiati e per cui anche il ciclo biologico dell'ape sta cambiando e questo si risente anche nella capacità produttiva delle api stesse e nella loro sopravvivenza. Allora, il numero preciso degli apicoltori in Umbria non lo conosco, però diciamo che nel corso degli anni sono aumentati questi apicoltori. In Umbria è aumentato molto il settore degli hobbisti rispetto ai professionisti. Abbiamo comunque alcuni professionisti che svolgono un'attività veramente importante anche dal punto di vista quantitativo, per cui riescono diciamo, a far conoscere in Italia e anche all'estero il nostro prodotto. Incontri come questi, come l'ha organizzato il Molini Popolari, sono importanti che siano capillari su tutto il territorio in modo che l'informazione venga distribuita il maggiormente possibile e ci siano anche comportamenti e conoscenze più uniformi possibili.